In merito al programma che andiamo a votare oggi, diciamo che ricalca sostanzialmente il programma precedente, quindi non ci sono grosse novità, se non due proposte del Movimento 5 Stelle che sono state recepite, la prima delle quali quella di prolungare il tempo di apertura del bando. Ricordiamo che l'ultimo è stato fatto a ridosso delle vacanze estive, tenuto aperto 30 giorni e non si dava la possibilità alle amministrazioni pubbliche di effettivamente poter partecipare. E quindi appunto bene che siano stati prolungati i tempi in modo da consentire alle amministrazioni locali una partecipazione vera e non di facciata, permettendo quindi tempi congrui a tutti per elaborare i progetti. Insomma, questo è un dato positivo. Ecco, non neghiamo però che ci sarebbe piaciuto che anche per il bando precedente fosse stato approvato il nostro emendamento che anche in quell'occasione chiedeva di posticipare, di prolungare i termini per poter permettere a tutti di partecipare. Bene anche il fatto che sia stata recepita la nostra richiesta di inserire all'interno della programmazione anche i bilanci che oggi saranno oggetto di percorsi condivisi con i cittadini. Però c'è da sottolineare anche due criticità che fanno parte di questo documento, perché a un certo punto si parla di un processo di partecipazione che verrà attuato all'interno di questo ente per la redazione di una carta di valori della regione. Ecco, avete promosso una legge regionale, la 13 del 2015, che riguardava la riorganizzazione dell'ente intero regionale senza chiedere il parere di nessuno di quei funzionari che questa regione avevano tutti i giorni, facendo tra l'altro delle riunioni monodirezionali con il Presidente nel quale nemmeno erano concesse le domande da parte dei dipendenti della Regione. Immagino la gioia di questi dipendenti nel vedersi adesso chiedere di partecipare diciamo, alla redazione di un manifesto di belle parole, insomma, diciamo che anche in questo caso si poteva avere un'attenzione in più. Idem per quanto riguarda i processi partecipati, in cui si scrive sostanzialmente che la partecipazione può essere un modo per sostenere la resilienza, definendo e costruendo assieme alle comunità le modalità per raggiungere uno sviluppo sostenibile. Noi siamo assolutamente d'accordo su questo, però rileviamo che alle parole spesso non corrispondono i fatti. Ricordo anche oggi che a Sant'Agata Bolognese verrà costruito uno dei più grandi impianti di biometano a livello nazionale e nessuno a conferenza di servizi già conclusa sa nulla. Allora, anche qui cerchiamo di far corrispondere alle parole i fatti. Rimarco anche il fatto che in Toscana ci sono degli obblighi molto più stringenti rispetto alla partecipazione e rispetto alla nostra regione. Per esempio, a fronte di opere con cifre superiori a 50 milioni di euro, il percorso partecipato è obbligatorio. Quindi opere come il TRC, il People Mover, la Sassuolo Campo Gagliano, la Cispadana sarebbero stati in questa regione oggetto di percorsi partecipati e queste saranno proposte che intenderemo presentare anche in sede di revisione di legge 3, che ho visto che è stata inserita anche questa nel programma, bene, perché più e più volte abbiamo sottolineato le diverse criticità che questa legge porta in sé. Una legge che, lo ribadiamo anche in questa occasione, ha fallito nel suo scopo ed è sostanzialmente, oltre che inapplicata, è anche inefficace. È inefficace, ce lo dicono i numeri esigui. Il 2015 ci dice che di 73 progetti presentati ne sono stati certificati 64, finanziati 17. Un numero veramente risibile, oltre al fatto che appunto i restanti progetti certificati non si sa che fine facciano a fronte di un dispendio di energie e di soldi e di risorse da parte dei comuni che partecipano appunto a questi bandi e poi si vedono i progetti certificati ma non possono attuarli, a fronte appunto delle poche risorse che questa regione investe nei percorsi partecipativi. E questa è la seconda criticità rispetto a questa legge, perché se vogliamo che la partecipazione funzioni bisogna anche investire risorse e questa cosa non viene fatta.
Però ci tengo a rimarcare una cosa che ho detto anche in commissione: se questa legge non la rendiamo vincolante, se questi percorsi partecipati non facciamo in modo che le amministrazioni recepiscano le istanze dei cittadini, diventano un disincentivo. Questo è il punto nodale su cui dobbiamo andare a basare la revisione di questa legge. È il punto fondamentale, tant'è che in Toscana, non per prendere sempre quell'esempio, però insomma rispetto a questo sono più virtuosi di noi, diciamo ogni istanza che viene presentata dai cittadini viene motivata del recepimento parziale o del non recepimento, esattamente come si fa con le osservazioni per esempio agli atti di pianificazione. Ecco, anche questa potrebbe essere una proposta che si potrebbe portare avanti in sede di revisione della legge 3 e che ci pare il fondamento sul quale basare la legge, sul quale basare i percorsi partecipati, perché effettivamente se non si dà riscontro al cittadino che partecipa e si attiva in prima persona e non gli si dà risposta rispetto a un percorso partecipato diciamo che si mette in piedi, questa legge diventa effettivamente un vero e proprio disincentivo. Quindi quello che chiediamo sostanzialmente è un'assunzione di responsabilità pubblica che manca effettivamente in questa legge e che si dia fondamentalmente seguito anche aumentando i fondi, perché appunto dicevamo che il 20-30% dei progetti sono quelli finanziati, tutto il resto rimane lì e nessuno sa che fine facciano, sono progetti certificati, però diciamo appunto a fronte dello sforzo delle amministrazioni pubbliche poi non si dà seguito. Ed è un peccato, perché questo è un tema che noi sentiamo molto e seguiremo molto da vicino l'iter di revisione di questa legge. Infine sugli emendamenti, parlo per quello che ho presentato a prima firma mia, ecco, chiediamo, siccome viene citato il progetto partecipativo relativo alla pianificazione della tutela delle acque, ecco, allo stesso modo, siccome è possibile fare anche partecipazione sugli atti di pianificazione, chiediamo che venga fatta anche sugli atti di pianificazione sanitaria, che sono scelte effettivamente che ricadono e che hanno a che fare con la salute dei cittadini. Grazie.